si vive di solo pane, ma senza pane si muore. Cari amici, sono sicuro che oggi, non con le parole, ma con la testimonianza di vita, tu dica che non bisogna farsi possedere dalle cose, altrimenti si diventa schiavi. È logica la cosa. E partendo dal concetto che, meglio possiamo dire, a riguardo Gesù consigliava ai ricchi di lasciarsi salvare dai poveri. Procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quand'essa verrà a mancare, vi accolgono nelle dimore eterne. Saranno i poveri a salvarci, se noi agiamo per la loro sistemazione buona. Il grande vescovo dei poveri di Milano, Sant'Ambrogio, circa il problema di vestire gli ignudi, diceva: se voi non li utilizzate, i vestiti ben sistemati nel vostro armadio, non vi appartengono, sono proprietà dei poveri. Essi vi hanno prestato i vestiti e questi gridano verso i loro proprietari. Teniamo inoltre presente che anche l'elemosina non è più sufficiente. La maggior parte delle volte la povertà dipende dalle ingiustizie causate dalla politica, dall'economia e dagli interessi egoistici, per cui è importante la conversione del cuore. Padre Pio vuole che anche i suoi figli spirituali siano protesi a sollevare le varie forme di povertà che affliggono gli uomini. Egli scriveva a Maria Pai che il ricco non è ricco per sé, ma è l'economo della provvidenza in favore dei poveri. Perciò si carica di gravi responsabilità chi dilapida i beni di fortuna. Vivere accanto agli operai. Gli anni che seguirono alla Seconda Guerra Mondiale a San Giovanni Rotondo fu drammatico non solo per le difficoltà economiche, ma anche per gli animi accesi dalla politica. Le voci dei crimini compiuti in Russia e le indicazioni della Chiesa avevano destato in Padre Pio e in tutti i fedeli una forte preoccupazione. La lotta al comunismo marxista si svolgeva sul filo del rasoio. Radio Praga incitava alla lotta e alla vittoria con continui richiami di propaganda e con lo slogan: bisogna vincere a tutti i costi. A San Giovanni Rotondo, dove c'è il cosiddetto monaco santo, una delle fonti di guadagno dei comunisti utili per la propaganda era la loro fiorente cooperativa di consumo, dove affluivano anche le organizzazioni cattoliche di ogni ceto, dato il ribasso dei prezzi. Al riguardo Padre Pio fu chiaro nella soluzione del problema: non è lecito aiutare, anche se indirettamente, il male, ma è assurdo che i cattolici debbano aiutare i nemici della Chiesa. Rivolgendosi quindi a Padre Carmelo d'Assessano, superiore del convento, gli disse con forza: fa una cooperativa tutta nostra. Le difficoltà furono enormi, ma il padre non si arrese e sempre Padre Carmelo disse: va dai nostri amici e fatti guidare da loro, bisogna farla, il male si combatte con le opere. Il padre superiore riferisce che per mezzo di tale iniziativa e con un numero straordinario di buoni viveri si riuscì
ad alleviare le difficoltà di tanti bisognosi. La miniera della Montecatini. L'apertura della miniera di Babusiti rappresentò per San Giovanni Rotondo un fatto importante per l'economia del paese. Difatti gli operai impegnati a vario titolo erano un migliaio. Molti sangiovannesi, prima semplici o pastori o contadini, divennero operai della Montecatini, assicurando con il loro stipendio il sostentamento alle famiglie. Ma l'attività con il passare degli anni andò sempre più diminuendo, fino al giorno 14 maggio 1973, quando la Montecatini trasmise al Ministero dell'Industria l'atto di rinuncia alla concessione, con conseguente chiusura della miniera. A nulla valsero le numerose assemblee degli operai, le marce su Roma, i vari scioperi. La società sosteneva che il minerale era in esaurimento. In realtà l'intera operazione risultava poco conveniente, perché il minerale che veniva estratto a San Giovanni Rotondo bisognava trasportarlo a Porto di Manfredonia per poi portarlo a Porto Marghera per la lavorazione. Troppe altre spese, ma si poteva pensare sin dall'inizio alla lavorazione in loco del minerale. In questa operazione non vi era stata un'attenzione particolare al profitto dell'azienda, ma che mirava a più lauti guadagni, acquistando a poco prezzo lo stesso minerale dalla Jugoslavia, a due passi dal porto Marghera. La conseguente realtà che fu la cittadinanza la trovò senza lavoro, dopo aver pagato un doloroso contributo di vite umane, perdute nelle disgrazie che quasi ogni anno si verificavano nel corso del lavoro. Crolli improvvisi, allevamenti negli scomparsi dove si trovavano a lavorare gli sfortunati operai.